questi li ho fatto con il pistacchio e questi sono quelli classici. Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere involtini di carne e io li faccio in due modi e vi dico gli ingredienti: mezzo chilo di carne di vitella, della cipolla e dell'olio, passolini e pinoli e pan grattato, sale, pepe, e 50 grammi di formaggio provola. Poi l'altro modo che faccio, farò formaggio spalmabile e granelle di pistacchio. E poi qua ci sono gli spiedini che metterò io la carne. Vado a rosolare la cipolla e poi vi faccio vedere. Ragazzi, come avevo detto, dovevo rosolare la cipolla, la dovevo fare appassire e infatti ho fatto. E io ho aggiunto il pan grattato e passolini e pinoli, sale e pepe. E adesso sono pronti. L'ho fatta intiepidire un poco e già e ci aggiungo il mio formaggio. E mescolo tutto. Dopo che mescolo tutto, inizio a fare dei involtini. Allora, prendo i miei spiedini, prendo della carne e ci metto un pochettino di condimento. Penso che voi li vedete di qua. Il condimento è quello che basta e avvolgo. E lo metto dentro gli spiedini. E gli metto un pezzettino di cipolla. E un pezzettino di e una fogliolina di alloro. E il procedimento è continuo sempre così. Continuo. Gli metto un pochettino di condimento. Questi sono involtini alla siciliana, come li facciamo noi. Ecco, e si mettono qua. E si fa il procedimento sempre così. Un pezzettino di cipolla, una fogliolina di alloro. Io vi faccio vedere ora quelli al pistacchio. Questa di qua è la crema spalmabile, come ho detto a voi. Ci metto 2 cucchiaini di granella di pistacchio, due, una, a piacere questo è. Lo mescolo un pochettino. E infatti gliene avevo messo 1,5, gliene metterò ancora. Io aggiungo un pizzichino di sale e un pizzichino di pepe. Prendo gli stecchini come prima e prendo la carne. Vi faccio vedere anche questo, non lo so se voi lo vedete. Mi aiuto con un cucchiaino. E avvolgo bene. Questi sono più delicati. Li
della cipolla. E una fogliolina d'alloro. Io mi fermo così e vi faccio vedere questi con il pistacchio come io questi di qua io poi li metto a forno oppure li faccio anche in padella. E vi faccio vedere anche questi che ho fatto classici. Ecco, adesso io ho finito gli spiedini e vi faccio vedere, questi li ho fatto con il pistacchio e questi sono quelli classici. Io adesso li vado a friggere, li metto in padella, però li faccio con un pochettino d'olio, li soffriggo. Ragazzi, ho terminato di fare il mio piatto, già sono pronti. Ho messo la padella, ci ho messo un goccino d'olio e l'ho fatto friggere.